Venerdì sera, alla sala espositiva delle bare sita in via Napoleone Colajanni, l'associazione Giovedì Santo ha presentato la prima edizione del festival Tra le bare in preghiera, che si svolgerà fino al 18 marzo tra la sala espositiva e la cattedrale Santa Maria la Nova. La rassegna ideata dal nuovo direttivo presieduto da Arcangelo Giammusso prevede una serie di eventi religiosi e culturali. Nel primo appuntamento, dopo la Via Crucis presieduta dai parroci di San Luca, Santa Rosalia, San Pio X, Sacro Cuore e Cozzo di Naro, alla fine si è tenuto il musical Voci sotto le croci, regia di Francesco Miceli. Voci sotto le croci è uno spettacolo che racconta la passione di Gesù con rapidi flash quasi di stampo cinematografico che richiamano una per una tutte le bare presenti e tutte le bare che raccontano non solo la storia di Gesù, ma anche la storia di una città, la storia di Caltanissetta. Ci riempie di emozione che per la prima volta venga fatto uno spettacolo teatrale all'interno della sala espositiva che accoglie ormai da decenni i gruppi sacri del Giovedì Santo. E ci riempie di gioia, ma anche di un'emozione davvero profonda. È come se tutte le statue presenti cantassero e danzassero insieme a noi. Questo spettacolo rappresenta un po' la passione insomma, la passione di Cristo. Sicuramente la particolarità sta nell'ambientazione, perché ci troviamo dentro un gioiello della nostra diocesi, che è il Museo appunto delle Bare. Ed è, ritengo, la prima volta che le Bare assistano ad un processo così bello di canti e balli. Quindi è assolutamente una novità. Spero che riscuota un discreto successo e siamo qui insomma, a gioire di questo evento.